Da questa mattina sul corso Vittorio Emanuele si può procedere solo dall'incrocio con via Palmerio in direzione dell'incrocio con lo stradone Farnese. Cosa ne pensano i diretti interessati, a partire dai commercianti? Abbiamo chiesto la loro opinione. La sperimentazione è prevista fino alla fine dell'anno. In molti oggi non hanno voluto parlare, ma chi lo ha fatto si è detto contrario alla novità. I commercianti del corso quindi bocciano la modifica viabilistica. Se dovesse venire quello della fossa biologica a vuotare le fosse, bloccano il traffico, barriera Genova. Più penalizzati qua siamo noi alla fine, perché si è ristretta tutta la carreggiata verso questo lato qua. Non essendoci più parcheggi, più niente, lavoreremo solo con chi viene a piedi. Così non è né bianco né nero, c'è da vedere. Secondo me o la lasciano come era prima o la chiudono completamente e fanno una cosa carina, perché così non porta niente di bello per il momento, poi c'è da vedere tutto. Non vedo il motivo di questo cambiamento, assolutamente, perché si crea solo più traffico e basta. Speriamo che porti veramente dei risultati positivi, perché per il momento c'è molta confusione, molto spavento. Quando il comune decide una cosa, è fatta. Quindi è inutile che noi commercianti facciamo delle cose, delle richieste che quando non vengono accettate. Quindi va bene così. Vista come l'ho vista stamattina, giuro, mi veniva da piangere e me ne volevo andare a casa. Sono onesto, vista così fa veramente schifo. Se vedo quello che potrebbe diventare, ci vedo forse qualcosa, anche un leggero miglioramento. Il fatto che ci siamo trovati questa mattina senza carico e scarico nella zona. L'unica domanda che mi faccio io è come faranno gli autospurghi, i mezzi che devono scaricare la merce per i negozi, i fornitori. Non si capisce più niente. Già stamattina un paio di persone sono passate in contromano nella via delle biciclette, cioè si farà molta fatica secondo me. Sono più fiduciosi invece i passanti. In via di sperimentazione vediamo che esito dà. Mi sembra una buona idea. C'è da abituarsi, pazienza. Penso meglio, no? Sembra bello, meno caotica, spero. Voi frequentate la zona per lavoro? Per lavoro qua e alla residenza di Venturini. Temo purtroppo che Venturini sia l'imbuto di un traffico congestionato che andrà a crearsi. Gli autisti non avevano capito che in realtà possono svoltare a sinistra per ritornare indietro sullo stradone Farnese, per cui lì si è creato un po' di confusione, ma penso che nel giro di qualche giorno sia assolutamente, poi possa rientrare tutto nella normalità una volta che ci si abitua. Per quanto riguarda il traffico qua in via Venturini, sicuramente ci sarà un aumento dei passaggi. Non è pericoloso. Nel brevissimo tempo, precisa l'assessore Giorgio Cisini, verrà ultimata la segnaletica per creare 3 aree carico-scarico e 3 soste per i diversamente abili. Il progetto, ricorda infine l'assessore, è stato fornito all'amministrazione dai commercianti.